Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video degli appunti di viaggio. C'è una piccola novità, oltre ai miei capelli che sono indomabili come al solito, che sono gli occhiali nuovi. Sono un pochino diversi, sono comunque discreti come piacciono a me, ma spero che vi piacciono e fatemi sapere nel caso se vi piacciono. Oggi sono qui per parlarvi appunto di sette fatti strani sull'Australia, sono delle curiosità, insomma, qualcosa che sicuramente non sapete. E appunto, diciamo che c'è sempre qualcosa da imparare, in particolar modo sull'Australia, che è ancora molto sconosciuta ai più. Cominciamo subito con la prima curiosità, che è il fossile più antico del mondo, che risale a circa 3,5 miliardi di anni fa, è stato scoperto in Australia. Questa scoperta del tutto casuale, fatta nel 2013, è riuscita a far anticipare la data della comparsa della vita sulla Terra di qualche migliaio d'anni, appunto grazie alla scoperta di alcuni particolari tipi di batteri su questo fossile. Numero 2, gli australiani sono il popolo che scommette di più al mondo. Questo non è solo una curiosità, ma è anche un grande problema, soprattutto negli ultimi anni in cui il volume delle scommesse è molto aumentato, in particolar modo appunto sia le scommesse che sia il gioco d'azzardo. In particolar modo una piccola chicca che vi posso dire è che durante la Melbourne Cup, una famosissima corsa di cavalli che si tiene i primi di novembre, il volume che viene generato dalle scommesse in quell'unica giornata lì è superiore al volume delle scommesse che si generano in tutti gli altri giorni dell'anno. Al numero 3, l'Australia, prima dell'arrivo degli umani, era abitata da animali giganteschi. Nel 1969, nella Victoria Cave, nell'Australia meridionale, sono stati ritrovati dei resti fossili di animali giganteschi, pensate a gombati grandi come quanto dei rinoceronti oppure a dei canguri alti fino a 3 metri. Per l'appunto si fa risalire la loro estinzione appunto con l'arrivo dell'uomo in questa terra. In Australia, quindi un'estinzione diciamo relativamente recente. Al numero 4 continuiamo sempre su questa strada naturalistica e vi dico che la Grande Barriera Corallina è l'organismo vivente più grande al mondo. Si tratta appunto di un organismo a sé stante, talmente grande da poter essere visto dallo spazio e non per niente nel 1981 è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Al numero 5 vi dico che un canguro appena nato è lungo appena 1 o 2 centimetri al massimo, infatti questo simbolo dell'Australia è molto piccolo alla nascita e appena nato si trasferisce immediatamente nel marsupio che abbandonerà intorno al sesto mese di vita. Al numero 6, la Tasmania ha l'aria più pulita del mondo. Infatti la Tasmania, diciamo, è un vero paradiso dei naturalisti, è molto ricca sia per specie faunistiche che per specie della flora ed è appunto un vero paradiso per i turisti che sono molto appassionati di natura. Al numero 7, la curiosità più eclatante, per così dire, almeno dal mio punto di vista, vi dico che nel 2010 è stato spostato un dibattito elettorale perché, no, per non farlo coincidere con la finale di MasterChef Australia. Appunto, come vi dicevo, nel 2010 c'era questa concomitanza un pochino strana e i media australiani hanno deciso che fosse più importante lo show di cucina che non il dibattito elettorale, quindi prima la cucina e poi la politica per gli australiani. Detto questo, siamo arrivati alla fine. Io spero che abbiate trovato questo video almeno divertente. Ho visto che comunque sia questi appunti di viaggio sono particolarmente apprezzati dal mio pubblico, quindi penso che continuerò a farne uno o al massimo due al mese. Spero che appunto anche questo vi sia piaciuto, quindi lasciate un bel like e magari condividetelo con i vostri amici per appunto fargli scoprire queste curiosità sull'Australia. Spero che vogliate anche magari lasciarmi un commento se avete qualche curiosità in più, sempre relativa all'Australia. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che se volete rimanere in contatto con me anche quando non mi vedete in video, ci sono i social, trovate tutti i link nella descrizione. E noi quindi ci vediamo e vi dico have a nice life.